Io sono Lorenzo Ferrari. E io sono Michele Bellio. Entrambi entro i 35 anni, io ampiamente sotto i 35 anni. Siamo qui con un nostro fan in quanto autori e protagonisti di due cortometraggi, Crisi Mistica e Campo Minato, il cui regista è qui presente, Michele Bellio. Sono due lavori a basso budget, prodotti grazie al lavoro e alla collaborazione con alcuni volontari membri dell'Associazione Culturale Sguardi di Cles, che sono stati realizzati veramente in pochissimo tempo e con mezzi limitatissimi e poi presentati alla serata di cinema indipendente europeo che organizziamo ogni anno a Cles durante il periodo pasquale. Crisi Mistica è stato realizzato nel 2018, l'abbiamo pensato, l'abbiamo scritto e poi l'abbiamo realizzato in un'unica lunga notte tra le 21 di sera e le 6 del mattino successivo dentro la chiesa di Santo Stefano di Revò in provincia di Trento. È stata una lunga notte ma con grande soddisfazione, perché poi abbiamo fatto ovviamente il montaggio, tutta la post produzione, l'abbiamo presentato a questo festival a cui accennava Michele Bellio e poi ha cominciato un lungo percorso dal successo inaspettato in diversi festival cinematografici in tutto il mondo. Esatto, infatti abbiamo fatto una prima selezione di rassegne cinematografiche a livello internazionale dove ci sembrava opportuno mandare un lavoro come il nostro, quindi consapevoli di tutti i limiti del caso ma anche volenterosi di portare in giro la nostra idea che ci sembrava efficace, e quindi abbiamo fatto appunto un esperimento inviandolo un po' dappertutto in giro per il mondo dove ci fossero delle sezioni che riguardavano il tema principalmente affrontato in Crisi Mistica, quindi la fede. E con il nostro grande stupore, devo dire, la risposta è stata di gran lunga superiore all'aspettativa. Abbiamo ottenuto finora ben 19 selezioni in festival internazionali e 15 premi. Siamo stati premiati negli Stati Uniti, siamo stati premiati in Indonesia, siamo stati premiati in Galles, a Panama durante la Giornata Mondiale della Gioventù e abbiamo avuto anche la fortuna di finire in finale al Mirabile Dictu, che è il Festival Internazionale del Cinema Cattolico, e la cosa ci ha procurato un invito a cena in Vaticano, dove abbiamo avuto anche l'onore di incontrare il Cardinale Ravasi. È stato in effetti trovata geniale parlare di fede, forse un tema poco affrontato, con la storia di questo giovane sacerdote interpretato da me che viene abbastanza perseguitato dal qui presente fedele, perché il qui presente fedele è pieno di dubbi di fede. Inizia lì un dialogo che tra il serio e il faceto affronta tematiche di non poco peso, e quindi forse proprio il fatto di aver parlato in maniera leggera di temi così importanti è stato apprezzato da questi vari festival, tanto apprezzato che quest'anno abbiamo detto e facciamolo un altro, e vi è nato Campo Minato, un nuovo cortometraggio dove questa volta siamo soldati, e anche questo appunto comincia a essere apprezzato. Sì, abbiamo avuto uno slancio di entusiasmo che quindi ha detto perché no, continuiamo su questa linea e proponiamo nuovamente questo lavoro ai festival internazionali. Abbiamo appena iniziato nelle scorse settimane e già cominciamo ad avere le prime soddisfazioni. Abbiamo avuto un'importante selezione a Verona e adesso partiamo per l'estero con il Galles nuovamente e gli Stati Uniti il prossimo mese. Insomma, qualche strike l'abbiamo già fatto, ma il desiderio è di farne altri, ovviamente non sempre facendo i preti e i fedeli. Io in effetti non sono veramente prete, questa gag era tutta perché tutti voi pensaste ma quello gli sarà veramente prete? No, questa è plastica, costa pure poco. Con questa plastica noi diciamo abbiamo fatto strike, speriamo di farlo ancora. Grazie a voi.